Buon pomeriggio dal Tribunale di Pescara, dove continuano le indagini sulla presunta gara truccata da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa alla Rondine di Lanciano. Cooperativa che dopo l'arresto del rappresentante legale della cooperativa Domenico Mattucci, il Consiglio d'amministrazione si è riunito, ha nominato un nuovo presidente, Alberto Giuliani, che questa mattina è stato ascoltato dal GIP Colantonio, alla presenza anche dei PM Benigni e Sciarretta, titolari dell'inchiesta. Il colloquio, che si è protratto per circa un'ora, si è concluso con un rinvio per il 30 aprile, data in cui la cooperativa potrebbe essere interdetta dalla partecipazione ad ulteriori appalti con la pubblica amministrazione, quanto prevede il modello 231 per evitare appunto reati di corruzione. Il presidente ha detto di voler essere il mio presidente, di voler essere collaborativo con i magistrati, totalmente trasparente, soprattutto nell'interesse dei circa 650 dipendenti della cooperativa e dei loro 10.000 assistiti. Noi abbiamo ascoltato ciò che hanno detto all'uscita dall'incontro con il GIP e PM, il neo presidente della cooperativa e il suo avvocato. Vediamo le interviste. Abbiamo fornito una serie di documenti sulle attività che la cooperativa ha posto in essere subito dopo la misura cautelare e abbiamo anche rappresentato ai magistrati, in un clima di grande attenzione a dire il vero per le attività che vengono svolte dalla cooperativa, abbiamo anche rappresentato la necessità di eseguire alcuni strumenti, di portare avanti alcuni strumenti di tutela, soprattutto di natura special preventiva. Mi riferisco al modello 231 della legge 2001, che abbiamo, modello organizzativo che abbiamo già dato incarico a un professionista, ma che è necessario che venga implementato, venga eseguito e realizzato per poter avere uno strumento che sia una guida per il futuro rispetto al compimento di reati della stessa specie. Da questo punto di vista era un impegno che abbiamo preso già dal primo consiglio di amministrazione e questo impegno lo dobbiamo eseguire. Noi tendiamo con la documentazione che abbiamo prodotto, con gli atti prodotti, peraltro con un'assemblea molto sentita e molto partecipata della cooperativa, abbiamo già disposto una serie di cambiamenti verso la discontinuità, soprattutto per quanto riguarda la governance. È ovvio che oltre a questo c'è necessità, e di questo ne siamo consapevoli, tant'è che l'avevamo già deliberato, l'adozione del modello 231, che oltre alle parole ci siano anche i fatti, e su questo lavoreremo nei prossimi giorni per poter adottare o quantomeno rendere adottabile un modello per i comportamenti futuri. Saremo trasparenti e tutta la legalità possibile e immaginabile. Abbiamo degli operatori fantastici e li tuteleremo fino alla fine, sia gli operatori che l'utenza, che è tantissima. Quindi saremo in trincea, ma lavoreremo duro, ecco. Abbiamo appena ascoltato le parole del neo presidente della cooperativa La Rondine dopo l'arresto del presidente Domenico Mattucci, che avrebbe consegnato, secondo quanto dichiarato anche dall'altra indagata, la coordinatrice della cooperativa Luigia Dolce, ora ai domiciliari, Mattucci avrebbe consegnato un Rolex dal valore di 12.000 euro ad oggi scomparso e una busta di soldi a Sabatino Trotta, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, ex esponente di Fratelli d'Italia, che ricorderete si è suicidato in carcere a Vasto il giorno stesso in cui è stato arrestato. Nella giornata di oggi è stato nominato anche il colui che si dovrà occupare della perizia informatica su smartphone, tablet, computer e quant'altro nell'ambito di questa inchiesta, che è l'ingegnere informatico Davide Ortolano, che per la perizia avrà a disposizione 60 giorni di tempo a partire dal 23 aprile. Al momento dal Tribunale di Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio.